presentarci tutti quanti, prima cosa, mano sul bacino, cambio di gancio, vado a prendere questo, l'importanza di questo gancio, che io gli dico non gli dà, quindi qua deve essere attivo questa guardia, ok? Quindi da qua porto mano dentro e porto fuori, di dove, da questo lato, e esco e chiudo, ok? Lui non esce, ok? Vedete il mio gancio è sempre attivo qui, non c'è neanche un minuto di mobilità, ok? Da qua entro, giro il braccio, prendo, ok? Adesso devo scendere un po' con la spalla alla testa, sotto qui, vado solo, vado, ecco, prendo, vado qui, giro gli anni, poi c'ho la spalla alla testa, ok? Ma io riesco in qualche modo a controllare il suo braccio, che quindi ancora non mi ha abbracciato la testa, però questa è una buona posizione per passare, perché è sempre lo stesso discorso. Quando lui porta il braccio sotto il mio, mi schiave, porta spalla a terra, ok? Però c'è un vantaggio che adesso io controllo questo braccio qui. Quindi che cosa faccio da qua? Ok? Ormai questo è isolato, non riesco più a recuperarlo, ok? La mano va sotto. Che cosa fare? Una presa qua sulle costole. Le mie costole, ok? Adesso guardate cosa faccio da qua, cerco in qualche modo di entrare col ginocchio affinché lui in qualche modo, ok, si deve sentire che sto quasi, esatto, devo avvicinare questo braccio qui, appena si avvicina vado a fare il controllo io qua al polso, ok? A questo punto se lui rimane basso per me è facile fare cosa? Porto vicino e vado a prendere il mio polso, quindi da qua vado a prendere il mio polso, il ginocchio che prima avevo portato adesso mi serve perché da qua io faccio altri piedi, spingere e scavare con la guardia, ok? Appena arrivo qua subito giù il braccio vaginato, porto a staccolato e vado a strangolare. Quindi sto qui, è stato bravo, ma è rimano, boom, blocco, vigilia, ok? Mano dentro da prendere le mie costole, esco, ginocchio dentro e spingo, ecco, mi porta la mano vicino. Appena porta la mano vicino, la vigilia va a fare una doppia presa, la mia mano va a prendere il mio polso, ok? Adesso vedete i miei ginocchi come stanno bene schiacciati, e questo mi va bene a me, perché questo mi permette di fare cosa? Di allontanare, di scalare con la guardia, punto. Portare la gamba sopra, appena sta qui subito, chiusura, sbacino, braccio da quest'altra parte, vado a strangolare col triangolo, ok? Vedete? Le chiedo, qui stiamo qui, buco, mi mando qui con il braccio, la mano va dentro, vado a prendere il mio posto, esco, porto qui. Come la chiamano questa? Zita guardia, come la chiamano questa? Vabbè, comunque mezza guardia così, con questa posizione. Da qua, comincio a spingere, perché ecco, devo arrivare, se lui c'è a terra vado a prendere, se lui non c'è là comincio a spingere, ecco, devi appoggiare. Prendo il suo polso e l'avvicino al mio, vado a fare una presa. La mia mano che sta qui va a prendere la mia mano. Ok? Da qui esco e boom, attacco subito, spingo e vado ad attaccare il triangolo, subito testa bassa e giusto il triangolo, da qua sbacino, braccio. Allora qua se il triangolo è preso bene già c'è, come avrete visto con Gigi, ok? Altrimenti se lui c'è il collo dell'ordo mungus, quindi è bello per... da qui spiace, vado a mettere per esempio qua, o spingere giù adesso.